Carlo, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità che ci offrite. Due parole di presentazione anche da parte mia. Ci tengo a dire una cosa, io da giovane, dopo la laurea e prima della famiglia, la cosa importante che credo di aver fatto è stato l'artigliere da montagna, la Brigata Cadore, perché questo mi ha trasmesso, magari allora no, ma successivamente, una passione per la montagna, che è una cosa che mi fa piacere, fa incontrare la gente. L'altro giorno ero a Cuneo al mercato e avrò trovato di me 4-5 persone almeno che mi hanno detto: ma si ricorda, ci siamo visti sulla punta della Rocca Lamea. Ecco, queste piccole modalità che ti fanno sentire vicino alla gente, per cui è uno dei motivi che mi spinge, cioè perché mi sento vicino, mi sento in Piemonte nella testa e nel cuore. Ho fatto il sindaco a Torino, come credo un periodo fortunato, quello della sfida olimpica, che credo abbiamo vinto tutti insieme, e da 5 anni sono presidente della regione. Abbiamo trovato una situazione complicata, sanità commissariata, il bilancio con un disavanzo profondo. Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo cercato di risanare i conti e credo che ci siamo riusciti, non senza sacrifici e sforzi, e abbiamo soprattutto, perché quella era la parte doverosa, poi soprattutto siamo riusciti a rimettere in piedi delle politiche di investimento in tutti i campi. Siamo Cuneo, penso al turismo, abbiamo rimesso in campo degli investimenti per le stazioni sciistiche, che era dalle opere connesse alle Olimpiadi del 2006-2007 che non si vedevano più, e questo credo abbia contribuito ad accompagnare e a dare anche un sostegno a quegli imprenditori che ci credono e che hanno investito risorse proprie e che stanno contribuendo significativamente a far diventare il turismo una delle risorse, uno dei settori trainanti di questa provincia e dell'intero Piemonte. Abbiamo ricominciato ad assumere e investire nella sanità, non solo nei grandi ospedali, ma anche per sistemare gli ospedali che hanno bisogno di investimenti strutturali per essere adeguati, che sono all'ultimo saluto e Sant'Ignazio. Ci tengo a dire, abbiamo utilizzato in modo più che adeguato i fondi europei, perché noi su 3 fondi strutturali, in 2 siamo sopra alla media, significativamente sopra la media delle regioni vicine a noi. Nel fondo per la ricerca siamo leggermente sopra la media, quindi non abbiamo sprecato, ma abbiamo lavorato bene. Soprattutto sono attratto dalle sfide che il Piemonte ha davanti: la crescita, le infrastrutture, inserire pienamente il Piemonte in una grande piattaforma logistica del nord-ovest, la Asti Cuneo è un completamento di cui io spero di sbagliare, guardi cosa le dico, spero di sbagliare, spero che il ministro Toninelli abbia ragione di vedere partire i cantieri in estate, temo di non sbagliare, ma se sarà così sarà contento di ammetterlo. E poi ci sono le grandi infrastrutture strategiche, la TAV e il terzo valico, la ricerca per aiutare a trasferire tecnologia nell'industria, l'ambiente, che è la grande sfida per migliorare la qualità della vita, ma è anche una grande risorsa, perché pensate cosa vuol dire la qualità del paesaggio, la qualità della vita, per far diventare il turismo una risorsa sempre più importante. E la coesione sociale, con al centro l'aiuto alle famiglie, quelle che hanno i figli a scuola e quelle che hanno gli anziani a carico, che sono cose che abbiamo cominciato a fare con investimenti concreti. Credo che di aver conquistato insieme alla mia squadra la credibilità per affrontare queste sfide che il Piemonte ha davanti a sé.